Benvenuti in Consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Giampaolo Arduini. Le principali notizie della settimana a cura dell'ACRA, agenzia di stampa del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ha approvato nel corso dell'ultima seduta il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti e dato il via libera alla legge che interviene a favore dei consultori familiari e introduce nuove azioni di welfare in tema di disabilità. L'Assemblea si è inoltre confrontata sulla gestione delle emergenze invernali e sui problemi di sicurezza legati ai futuri esperimenti nei laboratori del Gran Sasso. Soddisfazione dei consiglieri Lorenzo Berardinetti e Mario Mazzocca per l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti. I due consiglieri della maggioranza segnalano importanti novità che conducono ad una regione a rifiuti zero, con l'obiettivo del 70% di differenziata entro il 2022. L'assessore regionale Silvio Paolucci ha presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa all'emiciclo, il bilancio 2018 della Regione Abruzzo. Si tratta del documento che reca i dettagli dello schema di bilancio di previsione finanziaria 2018-2020 inviato al Consiglio regionale per la discussione e la successiva approvazione. Sì, è un bilancio solido che introita ovviamente la norma Salva Abruzzo, che ci permette di diluire il disavanzo, ma che soprattutto coglie alcuni aspetti davvero molto importanti. Intanto noi abbiamo ridotto il disavanzo e l'indebitamento e a fine legislatura parliamo di un ammontare di almeno 500 milioni di euro. Il tutto nel mentre si riallinea anche documentalmente il bilancio e tutte le sue componenti, ma garantendo i servizi al trasporto, al sociale, persino incrementando alcune risorse sul sociale. Credo che da questo punto di vista si sia fatto davvero un grande lavoro che non ha compromesso tutti quei servizi che riguardano studenti, lavoratori, disabili, persone fragili, anziani. Ecco, e allo stesso tempo ha conosciuto un abbattimento di questa montagna di debito e di disavanzo che ha, diciamo, ancorato purtroppo la Regione Abruzzo a risorse molto strette nel corso di questi anni. Presentato il nuovo accordo quadro tra Agicom e Conferenza delle Regioni delle Assemblee Legislative Regionali sulle attività dei Corecom. L'accordo prevede l'affidamento ai Corecom della tutela dei minori online, attraverso campagne di formazione ed azioni di sensibilizzazione su temi come cyberbullismo e web reputation. Centri di ricerca. Febbo denuncia la disparità di trattamento tra il Cotir di Vasto e il Consorzio di Ricerca Unico d'Abruzzo. Giorgio D'Ignazio chiede al presidente D'Alfonso di inserire all'interno del masterplan il collegamento viario tra Isola del Gran Sasso e la stazione sciistica di Prati di Tivo. Credo che ormai sia fondamentale che il presidente della Regione Abruzzo inserisca nel masterplan la strada che collega Isola del Gran Sasso tramite Forca di Valle ai Prati di Tivo. Il turismo montano della nostra provincia della Mana non può più aspettare. È un aiuto che chiediamo, lo chiediamo insieme a tutte le forze politiche, ai sindaci del territorio, affinché si realizzi una strada che porti immediatamente il turista dall'autostrada ai Prati di Tivo. Sappiamo che i Prati di Tivo sono meta sia di turismo invernale che di turismo estivo, quindi la richiesta fortemente di inserirla e dare quindi immediata realizzazione a un'opera che chiediamo da oltre 40 anni. Il consigliere Mercante chiede alla Regione di inserire nel tavolo tecnico per la sicurezza l'Osservatorio indipendente per l'acqua del Gran Sasso e la ASL di Teramo. Il tavolo nasce per monitorare tutti i passaggi ed i rischi sulla messa in sicurezza del sistema acquifero del Gran Sasso. Sono stati aggiudicati i lavori di ristrutturazione e messa a norma della postazione 118 e del distretto sanitario di base di Bisenti. Lo rende noto Luciano Monticelli, consigliere regionale e facilitatore delle aree interne, che si dichiara soddisfatto per il risultato.